Ciao a tutti e auguri di buon anno, un augurio sincero. È stato un anno di duro lavoro, un lavoro però che ci ha permesso di veramente di cambiare registro, di cambiare, invertire la marcia di una macchina che stava andando dritta sul burrone e che comincia invece a muoversi nella direzione giusta. Abbiamo fatto un accordo con lo Stato per 1.600.000.000 in più, facendo rispettare finalmente dopo tanti anni lo statuto della Regione Siciliana, un accordo con il governo nazionale per fare 3.300.000.000 di cantieri, abbiamo fatto una legge per i precari. L'economia riprende più che altrove, il PIL in Sicilia l'1,6% a fronte di uno 0,8% nazionale, l'occupazione comincia a crescere, 0,8% in Italia, 2,4% in Sicilia. Stiamo facendo dei progressi, siamo contenti? No. Abbiamo già fatto una legge per stabilizzare i precari dopo 20 anni e adesso dobbiamo pensare ad altre cose. Spendere i soldi dei cantieri per fare immediatamente lavoro in tutta la Sicilia, per le imprese, per i giovani e per i disoccupati, avviare i cantieri della programmazione europea, in pratica partire dagli elementi che ci sono di sviluppo per andare avanti, per non tornare indietro, per nuovi traguardi. Il 2017 deve essere l'anno anche in cui parte il progetto per dare ai più poveri una forma di solidarietà, il salario di inclusione per tutte quelle famiglie che hanno meno di 5.000 euro l'anno, non si può vivere in quelle condizioni. Dobbiamo pensare ai più poveri, dobbiamo pensare alle imprese, sviluppo e solidarietà che debbono andare avanti, rigore nella spesa, nella lotta agli sprechi e alla corruzione, però rigore senza macelleria sociale. Auguri a tutti i siciliani di cuore, per una Sicilia migliore, per una Sicilia che dobbiamo portare avanti, per una Sicilia che si deve riscattare, per una Sicilia che non può essere più quella del passato, ma una Sicilia che cambia. E io voglio ringraziare tutti voi per avermi dato la possibilità, insieme a voi, di cominciare questo grande cambiamento della Sicilia.